Il centro artistico 300-300 presenta il concorso nazionale Un volto per fotomodella, 12ª edizione. Organizzatore generale Claudio Marini. Signore e signori, buonasera, benvenuti a questa prima selezione, dopo il Gran Galà, questa prima o seconda selezione che dir si voglia di Un volto per fotomodella, concorso nazionale giunto alla 12ª edizione, ed è con vero piacere che questa sera io mi onoro di svolgere questa selezione alla Piazzetta Club, un bellissimo locale che durante il poco tempo libero che ho mi piace davvero frequentare, quindi certamente fare una selezione qui per me è una cosa che mi riempie di piacere. Io vi ringrazio della presenza e della pazienza, perché purtroppo quando si organizzano gli spettacoli che sono rigorosamente in diretta ci può essere qualche ritardo fisiologico, io lo definisco così, perché anche il Festival di Sanremo inizia qualche minuto in ritardo, adesso perdonatemi il paragone. Comunque io vi voglio augurare buon divertimento e noi ci rivedremo alla fine, poiché adesso io voglio cedere la parola alla persona che ci accompagnerà per tutta la durata dello spettacolo, il nostro presentatore, e vi inviterei ad accoglierlo con un caloroso applauso, Roberto Gagliardi. Ci vediamo alla fine. Devo dire la presentazione di tutto l'effetto, grazie a Claudio Marini che, come vi ha già ampiamente ricordato, è l'organizzatore, ogni concorso di bellezza, ogni concorso importante, sapete perfettamente che merita anche un cosiddetto patron, il patron dell'occasione, il caro Claudio Marini. Allora scusateci, perdonateci per il leggero ritardo, ma le ragazze che presto vedrete su questo palcoscenico, su questa moquette rossa allestita per l'occasione, per questa splendida serata, le ragazze, dicevo, sono sotto le abili mani dei nostri parrucchieri, quindi ancora più belle, ancora più carine, ancora più simpatiche. Tante belle ragazze che arrivano dalla provincia di Frosinone, Latina e Roma per contendersi un titolo veramente molto importante, i nostri manifesti, eccoli qui, Un volto per fotomodella, giunto all'edizione numero 12, devo dire un concorso che merita veramente grande attenzione, merita veramente grandi apprezzamenti, perché da 12 anni sulla cresta dell'onda sta sfornando anno dopo anno grandi rappresentanze nel mondo dello spettacolo. Io sono Roberto Gagliardi, spero che di tanto in tanto, gironzolando di qua e di là con il telecomando tra le mani, facendo il cosiddetto zapping televisivo che tanto va di moda da qualche anno a questa parte, perché siamo diventati tutti un po' schizofrenici, e allora spero vi sia capitato che abbiate assistito alla trasmissione Le voci della notte, curiosando di qua e di là, rompere le scatole ai protagonisti del mondo dello spettacolo. Ci pensa Roberto Gagliardi a tutto questo, grazie naturalmente all'emittente che mi ha dato l'opportunità da 4 anni a questa parte di realizzare questa trasmissione televisiva. Poi ultimo scoop, tra l'altro mandato in onda anche su Canale 5 con la Striscia la Notizia, tra Paternò e Di Pietro, il palpaggio che il Pater Nostro ha applicato al sedere di Carmen Di Pietro. Prossimamente a settembre, quindi, ci sarà anche una collaborazione con Canale 5, intanto c'è uno scoop fresco che verrà mandato in onda a settembre con l'onorevole D'Onofrio. Lo vedrete più là. Intanto questa sera sono qui in veste di presentatore grazie alla Piazzetta Club di Techera Via Lacri, che merita veramente un grande applauso perché è un locale straordinario. Facciamo un applauso. I nostri applausi. E ora naturalmente voglio mettere anche un po' alla prova le vostre mani, perché sono importanti i vostri applausi, cari signori, cari signore, cari ragazzi, ragazze che siete accorsi per questo evento importante. Gli applausi sono importanti perché le ragazze sono giovanissime, ragion per cui hanno bisogno dei vostri incoraggiamenti, dei vostri applausi, ragion per cui fatevi sentire questa sera. Voglio brevemente ricordarvi che questa qui è una selezione provinciale, ciò vuol dire che 3 ragazze saranno premiate dai nostri giurati che vediamo qui al mio fianco schierati e che dovranno quindi esprimere una preferenza in merito alle ragazze che ora passeranno qui sul palcoscenico. Il voto va da 1 a 5, le ragazze entreranno praticamente 3 volte, passeranno su questo showroom in abito elegante, in abito sportivo, dopodiché dulcis in fundo, momento anche più atteso dai maschietti, in costume da bagno, quindi apprezzeremo le loro curve, le loro misure. Detto questo, vogliamo anche ovviamente ringraziare la giuria. Intanto mancano 2 giurati all'appello, mancano 2 giurati, quindi sono da qualche parte che stanno divorando qualcosa di buono, quindi vi invito a prendere subito i posti di combattimento, Tony De Bonis e Paola De Riccoli, quindi si possono avvicinare
e raggiungere i nostri amici giurati. Intanto vi comincio a presentare subito lo schieramento dei nostri amici giurati così composto. Vittorio Minotti, Piero Toti, Stefano Savo, imprenditore, Maristella Marini, Luigi Iafrate, abbiamo uno anche che studia un po' la meteorologia, quindi ci darà anche le previsioni del tempo per quest'estate 1996, Angelo Rossi, manager, Natalina Lisi, Alberto Zeppieri, organizzatore concorso ed adventure, poi ancora Antonio Fioretti, responsabile concorso international moda, eccolo qui, ha raggiunto i nostri cari giurati, Tony De Bonis, regista, tra l'altro ultime apparizioni al Costanzo Show ci hanno tanto divertito e poi è un piacere avere nella nostra cara ciociaria un personaggio così amato dal grande pubblico, il caro Tony De Bonis, regista, ha partorito dei film davvero incredibili, io dimentico sempre i titoli, poi più tardi magari ce ne parlerà. Tra l'altro proprio la Piazzetta Club sta programmando in questi giorni alcuni avvenimenti cinematografici realizzati magistralmente da Tony De Bonis. Abbiamo anche Paola De Nicoli, presentatrice, attrice, modella, anche lei viene fuori dai concorsi. Un volto per fotomodello, andiamo in cerca naturalmente di volti particolari che entreranno a far parte del campo dei fotoromanzi, perché per queste giovani ragazze si apriranno davvero le porte nello spettacolo. Spieghiamo bene anche per loro, avremo, come ho già detto, tre uscite, poi intervallate naturalmente queste uscite anche da alcune apparizioni musicali, quindi abbiamo anche un ospite musicale, abbiamo un balletto, insomma una serata veramente ricca di avvenimenti. Voglio naturalmente ricordarvi anche la ragazza che lo scorso anno ha guadagnato meritatamente il titolo di un volto per fotomodella, è entrata di diritto nel mondo dello spettacolo, in modo particolare nel mondo dei fotoromanzi, ed è qui fotografata nella sua straordinaria e statuaria, devo dire, bellezza, incoronata con una splendida corona, Alessia Zoboli, eccola qui. Quindi speriamo che questa sera magari proprio qui andremo a selezionare la ragazza che guadagnerà questo titolo molto molto ambito. Voglio ringraziare anche i parrucchieri che spero abbiano terminato il loro lavoro, Pasqualino, Ricci e Antonio Men's Club di Ceccano, che poi non sono altro che i nostri parrucchieri ufficiali. Le scelte musicali sono curate dal mio partner Rocco Varlese, che curerà tutto ciò che riguarda la parte musicale. Dopodiché un ringraziamento speciale, visto che ci siamo quasi per dare il via naturalmente a questo appuntamento con la selezione provinciale, un ringraziamento anche alla coreografa, quella che praticamente è da questo pomeriggio, dalle 6 di questo pomeriggio, che è qui presente nella Piazzetta Club di Tecchiena per studiare le coreografie, per accompagnare queste ragazze. Poi un saluto particolare, lo rivolgo naturalmente, si chiama Francesca Caronti, poi ve la presento, anche lei indossatrice e soubrette showgirl. Poi voglio ringraziare anche, visto che io sono qui da questo pomeriggio, tutti i papà, le mamme che hanno accompagnato queste giovani ragazze che con tanto impegno, devo dire, le accompagnano. Ecco, un applauso, meritato. Io lo so perché è da qualche anno che presento concorsi di bellezza e credetemi, i sacrifici, oltre che le ragazze, che poi tra l'altro diciamolo si divertono anche, sono anche i genitori che li fanno di qua e di là, li accompagnano da un posto all'altro, quindi veramente le mamme, i papà, anche i zii, i nonni, che poi sono grandi tifosi. Spero che tutto è pronto dall'altra parte, dietro le quinte, sto già controllando che le ragazze sono in pole position, pronti ad esibirsi, ovviamente le accogliamo se mi danno l'ok, perché qui mi dicono tu continua a parlare, fin quando noi non ti diamo l'ok tu continua a parlare. Poi sapete che io sono una persona molto timida, molto riservata, parlo poco, cioè è difficile che mi riesco, capite, no? Quindi con gran difficoltà appunto, niente, le ragazze sono pronte, tutto questo per rubare ancora un po' di tempo e per dare un'opportunità alle nostre ragazze, con un applauso che sono già pronte. Possiamo quindi iniziare, i vostri applausi per la prima parentesi in abito elegante, quindi cari ragazzi fatevi sotto perché qui questa sera c'è da vedere veramente parecchio. Poi le potete invitare tranquillamente per una cena lume di candela, perché ora si esibiscono in abito totalmente elegante, quindi per amanti al chiaro di luna, coloro che amano le cose un po' romantiche e dolci, ci siamo. Io vado a bere qualcosa, vado a rinfrescarmi un po', buona serata e buon divertimento.
applauso a queste ragazze che si sono già esibite in abito elegante. Ovviamente questa è la prima tranche, quindi piccolo assaggino, piccolo antipastino per ciò che vi attende poi più avanti, quando poi le vedremo sfilare in costume da bagno, tra poco anche in abito sportivo. Ora abbiamo una parentesi musicale, intanto diamo tempo alle ragazze di cambiare abito, di tornare nei box, nei camerini, quindi cambiare subito abito. Abbiamo una parentesi musicale con una cantante che ci accompagna nel nostro giro festival, se così vogliamo definirlo, con un volto per fotomodella. Si chiama Sonia Petriglia, la vogliamo applaudire ovviamente, sentiamo i vostri applausi. Noi abbiamo un applausometro, quindi controlliamo anche che i vostri applausi sono sempre belli, carichi, perché la serata è appena iniziata, quindi buonasera Sonia, tutto bene? Sì, buonasera. Tua voce l'hai già preparata, l'hai già impostata, cosa ci canterai di bello? Sei molto applaudita, io ti ho già presentato in altre occasioni e devo dire che le tue performance musicali sono veramente molto gradite dal pubblico che ci segue. Che pezzo interpreterai? Inizio con Boom Boom di Irene Grandi. Di Irene Grandi, altro grande nome autorevole del campo della discografia italiana. Allora, se i nostri amici tecnici sono pronti per inviare la base musicale, tutto rigorosamente dal vivo, Sonia Petriglia. Grazie. Alzami la base. Thank you.
Grazie a Sonia, più tardi verrai di nuovo a trovarci, so che hai preparato altre cose molto carine e simpatiche, musicalmente parlando. Irene Grandi, grande capolavoro, rielaborato per l'occasione magistralmente anche da Sonia Petriggia. Bene, riprendiamo con un volto per fotomodella il pubblico delle grandi occasioni ad accompagnarci in questa che è la selezione provinciale, la Piazzetta Club di Techera di Alatri, ha pensato bene di ospitare la carovana di questo concorso che è presente un po' su tutte le piazze della provincia di Frosinone, Latina e Roma. Le ragazze vanno dai 14 ai 25 anni e ricordo la finale regionale, non prendete impegni per il 31 di agosto a Piedimonte San Germano, grande appuntamento con la finale regionale, perché dopodiché ci sarà anche la finale nazionale, concorso quindi di caratura nazionale, 12, 13 e 14 settembre a Maiori presso la costiera amalfitana, bellissima panoramica, bellissima coreografia per ospitare la finale nazionale, ci saranno poi anche le riprese di Mamma Rai, quindi il tutto verrà mandato in onda anche sul canale nazionale Rai. Bene, detto questo, subito velocemente, prima di ospitare ancora le ragazze, ringraziamo naturalmente anche chi ci ha dato l'opportunità in collaborazione con la Piazzetta Club di Techera di Alatri, che ha dato l'opportunità di realizzare questa serata i nostri sponsor Jolly Car, unica concessionaria Lancia della provincia, e poi ancora abbigliamento Fiorella Testani a Techera di Alatri, studio Donna di Paola Bellucci. Abbiamo poi ancora un altro sponsor, HB, naturalmente Jessica Import di Techiena, una birra veramente speciale e particolare per veri intenditori, dopodiché anche un ringraziamento a Preziose Emozioni di Franco Frioni Gioielleria. Grazie quindi ai nostri sponsor che ci hanno permesso di essere qui e trascorrere insieme questa bella serata d'agosto. Siamo pronti, un grande applauso per la seconda parentesi, come promesso in abito sportivo. Eccole qui le ragazze, un volto per fotomodella. Oh, i vostri applausi, perché altrimenti loro non si caricano, quindi prima di caricarle con gli applausi. Eccoli qui, andiamo con la base. Io devo riprendere. Praticamente sono uscite abbastanza veloce, perché noi poi attendiamo la terza nonché ultima uscita in ordine cronologica, praticamente l'uscita più importante in costume da bagno. Allora in quel momento entrerò in azione anche io, in che modo? Visto che le ragazze, oltre che farvi apprezzare le loro doti fisiche, quindi le loro misure, le loro curve, vi faranno anche apprezzare che oltre quel centimetro di gamba in più c'è anche qualcosa di più a livello proprio caratteriale e intellettuale. Infatti noi le andremo ad intervistare, di modo che la nostra giuria
in quel momento dovrà subito esprimere una preferenza, quindi verranno intervistate, ci racconteranno qualcosa di loro, cosa fanno nella vita, cosa vogliono fare da grandi, quindi andremo a conoscerle una per volta un po' più da vicino. Quindi in attesa della terza parentesi per dare quindi la preferenza finale alle nostre ragazze e quindi poi andare ad eleggere dopo il ritiro schede che effettueremo dai nostri amici giurati, lì poi andremo a premiare le tre ragazze che di diritto entreranno in quella che è la finale regionale. Bene, detto questo, ancora una parentesi musicale, dico bene, sì, perché lei è veramente graditissima, apprezzabilissime le sue performance musicali, Sone mi puoi tranquillamente raggiungere sul proscenio, perché le tue canzoni veramente riescono sempre a creare grandi emozioni. Ora cosa ci canterai di bello? Io penso a te di Spagna e volevo dedicarla alla signora Sabrina, che è una delle mamme. Una delle mamme delle ragazze, ok, ok. Quindi Io penso a te, la canzone che Ivana Spagna tra l'altro ha portato anche al Festival di Sanremo riscuotendo ampi consensi. C'è una piccola rettifica, di cosa si tratta? Il corridoio. Ah, ecco, vogliamo anche mandare questo messaggio fuori programma. Ecco, dobbiamo liberare anche il, so che qui la gente è accorsa in massa per questo grande avvenimento, quindi dobbiamo liberare anche il corridoio per permettere alle nostre simpatiche ragazze di tranquillamente raggiungerci senza ostacoli. Allora, eravamo qui a Sonia Petriglia e Io penso a te, la canzone di Ivana Spagna. Buon ascolto, ok? Ciao. Grazie.
mi fa davvero piacere, non andare via, non mi abbandonare, vieni qui con me, dammi un po' di compagnia. Sappiamo perfettamente che sono a Petria, ormai da un po' di tempo che calca i palcoscenici, e so che prossimamente ci sono anche delle novità particolari che caratterizzeranno la sua carriera musicale, quindi ci saranno sicuramente anche cose ancora più grandi. So che bolle qualcosa in pentola di particolarmente interessante, magari. Ci spero, anche se tutto questo non ci fosse mi accontento anche di questo perché mi diverto tantissimo. Io penso che comunque ha tutte quante le carte in regola per poter raggiungere sicuramente grandi traguardi. Grazie a Sonia Petrigia che più tardi comunque tornerà ancora qui tra noi con questo grande pubblico. Intanto pregherei gentilmente i ragazzi che sono lì inseriti praticamente tra l'uscita del locale praticamente di fare largo, altrimenti il momento clou della serata, il momento più atteso, quello praticamente con i coordinati mare, con i costumi da bagno, non si potrà realizzare. E allora poi dico, quindi conviene, ecco un attimo che si stanno facendo largo, quindi intanto voglio ricordarvi una cosa importante, che le ragazze hanno un'età compresa tra i 14 e i 25 anni. Questo è un concorso aperto a tutte le ragazze, giovani e meno giovani tra parentesi, quindi poco più che maggiorenni. Diamo quindi l'opportunità di tranquillamente rendere possibile l'uscita delle ragazze in costume da bagno. Io intanto vorrei curiosare tra i nostri amici giurati, che sono quelli poi i diretti responsabili per ciò che concerne la valutazione finale delle nostre ragazze. Ecco, se mi danno l'opportunità di poter parlare senza l'accompagnamento. È allergico il microfono alla vostra postazione. Mira come ce l'ha con i registi, amici giurati. Intanto eccole che arrivano, cariche di vitalità, cariche di energia, perché ovviamente questo è il momento più importante, il momento dove praticamente io mi avvicinerò a loro e dovrò comportarmi un po' da avvocato del diavolo, perché dovrò curiosare tra la loro vita privata, sapremo se sono fidanzate, se non sono fidanzate, cosa vogliono fare da grandi, le conosceremo un po' più da vicino, quindi state con noi, mi raccomando, accompagnateci fino al termine. Intanto io voglio ringraziare anche gli organi di stampa che seguono, devo dire, in maniera molto particolare questo concorso, quindi ringraziamento speciale al Messaggero, adesso, Il Tempo e Ciociaria Oggi, che dedica grande spazio con articoli settimanali a questo concorso di bellezza, e poi un applauso particolare anche a Teleuniverso, che domani realizzerà un servizio nel telegiornale, quindi soltanto la premiazione. Beh, detto questo, Francesca Caronti mi dà l'ok, allora voi il giudizio, ai nostri amici giurati la preferenza, mi dica tutto signor Marini. Sì, vabbè, non si arrabbi mica, vai. Deve sapere una cosa, che gli organizzatori di concorsi, gli organizzatori in generale, sono tutti un po' così, hanno delle manie un po' particolari, allora giustamente dice, ricorda tutti gli organi di stampa, quelli che naturalmente ve li ricordo più tardi magari, quelli che ci danno l'opportunità quindi di realizzare queste serate. Più tardi vi ricorderò quindi chi sono gli altri che ci danno l'opportunità di seguire questo concorso di bellezza. Intanto un volto per fotomodella, eccola qui la parentesi con i costumi da bagno. Ti distingo perché sei diventata nera, nera, nera.
vedi, mamma mia, che roba. Sono le ragazze che si contenderanno il titolo di un volto per fotomodella, belle, simpatiche, snelle, ossigenate, frizzanti, angeliche, sensuali, provocanti, di tutto anche questa sera per un volto per fotomodella edizione numero 12, da 12 anni questo concorso presente dal nord al sud, dalle Alpi alle Piramidi in tutta Italia con le varie selezioni provinciali. Siamo approdati in quel di Techiera d'Alatri, la piazzetta club ha ospitato questa tappa così importante. La selezione provinciale, io un ringraziamento speciale lo rivolgo di dovere anche al dottor Silvano Bellucci, il quale merita un caloroso applauso. Silvano Bellucci, un applauso, non so se è qui tra il pubblico o è dietro la cassa, perché lui ha un debole per la cassa ovviamente, e quindi magari dall'altra parte che sarà contando, sarà impegnato. Comunque spero che il saluto gli sia arrivato, o perlomeno qualcuno andrà quindi a ricordargli che gli è stato fatto un doveroso applauso. Dunque, momento importante, momento dove ora praticamente le ragazze entreranno tutte, praticamente riusciranno anzi, e noi saremo pronti a conoscerle un po' più da vicino. I nostri amici giurati, lo schieramento è già tutto bello che completo, dovranno quindi in questo preciso istante esprimere una preferenza, il punteggio va da 1 a 5, quindi oltre che apprezzare le loro doti fisiche, le abbiamo già ampiamente, abbondantemente inquadrate dall'inizio dello spettacolo, ora andremo a conoscerle un po' sotto il lato intellettuale, quindi andremo a vedere un pochino, le conosceremo più da vicino, le possiamo tranquillamente richiamare in proscenio. Francesca, possono uscire le ragazze? Siete pronte ragazze? Sono un po' emozionate. Io andrei a curiosare dietro le quinte, si può? Si può? No, uscite voi, va? Tanto se non sono le ragazze che vanno da Roberto Gagliardi, eccole qui. Se non sono le ragazze che vanno da Roberto Gagliardi, è Roberto Gagliardi che va dalle ragazze, quindi ragazzi potete uscire comunque, Sì, un applauso, vero, dimenticavo, vabbè, è giusto, manca l'applauso della platea, perché loro oramai dovete sapere che una volta che una ragazza, magari inizialmente, io queste ragazze le ho seguite un po' dall'inizio, sono tutte un po' timide, un po' imbarazzate, ma poi loro praticamente prendono confidenza con il palcoscenico, con la passerella dei concorsi, e allora arrivano spedite, quindi sono già delle piccole grandi star, e naturalmente se non arriva l'applauso diritto, loro praticamente non si muovono più. Quindi tra poco ci saranno anche, togliamo anche la musica, grazie di Jockey. Dicevo, loro ormai tra poco faranno anche dei contratti, perché tante ragazze che hanno partecipato a questo concorso sono poi entrate di diritto anche nel mondo dello spettacolo. Ultima in ordine di tempo, Alessia Zoboli, che ha già fatto dei contratti per alcuni fotoromanzi importanti. Chissà se tra queste ragazze si nasconderà anche la futura star del mondo della televisione e dello spettacolo, chi lo sa. Intanto andiamo a conoscere un po' più da vicino, partendo subito con Venusia Tartaglia. Eccola qui, ciao Venusia, raggiungimi qui su questo bello showroom. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Ecco, che allora dimmi un po' che aria tira dietro le quinte, perché vi sento tutte che scalpitate, insomma il verdetto è vicino davvero, perché siamo al rush finale, momento in cui la nostra giuria sta per darvi un voto che va da 1 a 5. Allora, tu cosa vuoi raccontarci? Intanto Venusia Tartaglia, da dove arrivi, quanti anni va, quanti anni hai, cosa fai di bello nella vita? Allora, arrivo da Sette Scalo, provincia di Latina, ho 16 anni e niente, sono studente e nel tempo libero ballo. Ecco, nel tempo libero balli, quindi come vedete le ragazze qui, oltre che essere veramente belle, straordinarie, con fisici mozzafiato, hanno anche qualche altra aspirazione nel campo del ballo, è il caso di Venusia Tartaglia. Allora, salute, soldi e successo, quali secondo te di queste tre cose è più importante nella vita? Salute e successo. Dicono tutti la salute, ma poi vogliono i portafogli pieni di soldi, un bel conto in banca. Quindi cosa dite voi? Soldi, salute e successo? Soldi, hai visto? Anche perché si dice che i soldi fanno la felicità. Più delle volte. I soldi non fanno la felicità, tu cosa pensi? Sì. No, i soldi, una volta un amico mi disse, dice, guarda che i soldi non fanno la felicità, ma figuriamoci la miseria. Va bene, Venusia Tartaglia, no, questa è una battuta di un mio caro amico che... Senti Venusia, e tu da grande cosa vuoi fare? A showgirl. Fare a showgirl, diventare famosa come? Per esempio, ce l'hai un particolare riferimento da raggiungere? Ambra. Ambra! Guarda
che Ambra, tra l'altro, vedo anche questa, non so se è bella o brutta notizia, se noi aumentiamo un pochino le casse ci potrà anche sentire. No, sto scherzando, stai calmo, se no qui arrivano i carabinieri. Dico, Ambra è a Fiuggi, sta girando, non so, per delle prove, così. Quindi, vuoi diventare famosa come Ambra? Sì. Peccato che non c'è il buon compagno questa sera. A me lui ha altri impegni, si trova in altri posti. Venuta a Tartaglia, ultimo defile davanti alla giuria, così armati di penna e calamaio. Benvenuta a Tartaglia, che merita i vostri applausi, ancora tanti applausi meritati per la simpaticissima Venusia. Ed ora è la volta di Manola Spaziani, che mi può raggiungere su. Eccola qui, applauso anche per Manola Spaziani. Ciao Manola, so che sei giovanissima, quanti anni hai? Dici, ma cosa te ne frega a te? E lo dobbiamo sapere, è importante, dai. 13 anni e vengo da Frosinone. 13 anni, complimenti per la trasmissione. No, devo dire veramente, ragazzi, è incredibile, ora le ragazze è così. Allora, Manola Spaziani, vengo da Frosinone, cosa fa di bene nella vita? Faccio la ballerina. Fai la ballerina, quanti anni studi danza? 4 anni, sei fidanzato? Non chiediamo, si può mai sapere. Tanto tutti dicono di no, perché non si può mai sapere che qui questa sera si può rimpiazzare l'altro lui, che magari è in vacanza. No. E tu che pensi, che un giorno che ti fidanzerai troverai... No, aspetta, stai, che non mi dire di no. Se tu un domani, per caso, devi festeggiare il funerale, scusate, il matrimonio, devi così trascorrere una vita intera con un partner, quando lui è in vacanza, tu cosa faresti? Non lo so. Ah, non lo sa, è sincera comunque. Non lo sa, perché sennò molti dicono no, niente. Comunque lei non lo sa. Senti, cosa ti ha spinto a partecipare a questo concorso? Niente, io vorrei diventare una showgirl, quindi le ho provate tutte. Le ambizioni sono veramente tante, queste giovani ragazze che hanno tanta carica, tanta energia, che sprizza via da tutti i pori. Quindi vuoi diventare famosa e entrare in uno spettacolo, per quale motivo però? Io, tu sei giovanissima, quindi ci interessa sapere il motivo, perché vi piace un po' a tutte, perché qui in Italia, veramente l'Italia pullula di concorsi di bellezza, tutte vogliono entrare nello spettacolo, perché? A me piace. Perché si guadagna tanto o perché è un lavoro piacevole? No, il lavoro è piacevole. Anche perché si guadagna tanto, dai, di la verità, dimmelo all'orecchio. No. Ma comunque, da apprezzare anche la sua dichiarazione. Manola, a te l'ultima passerella. Da grande sogna di diventare una fermata showgirl, ci riuscirà, non lo sappiamo per il momento, staremo a vedere come andrà il proseguimento della serata. Intanto un passo avanti per la terza in ordine di apparizione, Grazia Buttaro, eccola qui, applausi anche per la giovanissima Grazia Buttaro. Buonasera, da dove arrivi? Ti stavo chiedendo come ti chiami, ho già detto io, da dove arrivi, cosa fai di bello? Allora, io abito a Frosinone, sono una studentessa delle scuole medie, ho 13 anni. Giovanissima anche lei, devo dire. Infatti ricordiamo ancora una volta, a titolo informativo, c'è una cronaca che questo concorso dà l'opportunità alle giovanissime che hanno un'età compresa tra i 13 e i 25 anni. Tu sei proprio entrata in extremis, Per un pelo, senti un pochino. Mi dici qual è stata l'ultima raccomandazione della tua mamma prima di arrivare qui e raggiungere la piazzetta Club e Tecchia? Cosa ti ha detto?
Allora, di non camminare forte. Parla forte, no, se non vuoi camminare forte, vai tranquillo, parla forte così. Ripeti, scusa, non... Di non camminare veloce. Applausi, dai. No, non camminare veloce, cioè quando praticamente sfili in passerella. Ho capito, perché tu praticamente hai l'abitudine di correre parecchio. Ho capito. Ma tua madre faceva la modella da ragazzina? E dicono che bisogna camminare, infatti l'andamento è lento, deve essere il giusto, quel po' che basta. Senti, vabbè, ora l'ultimo dei filetti lo farai veloce o lenta lenta? Io ti direi di farlo lentamente, perché ora i nostri amici ergastolani, io li definisco così perché devono condannarti in questo momento, in maniera simpatica ovviamente, dovranno esprimere una preferenza. In bocca al lupo e buona fortuna! La giovanissima Grazia Butta, volevo dire che è andata andamento giusto, andamento ok, quindi ha già imparato qualcosa da quando è entrata a far parte della carovana di questo un molto perfetto modello. Intanto il nostro organizzatore dà le ultime raccomandazioni, perché lui si comporta un pochino come il papà della situazione, e noi andiamo avanti puntando i nostri riflettori su Sara Cioffi. Eccola qui, Sara Cioffi in bikini, siete tutte in bikini questa sera, eh? Bene. Sara Cioffi, allora, Sara, da dove arrivi? Cosa fai di bello? Vengo da Roma e sono una studentessa allo per il quarto anno di ragioneria. Dalla capitale, quindi, la nostra amica Sara Cioffi, quarta componente. Allora, raccontami qualcosa, quindi tu da grande, il sogno che hai nel cassetto, ce l'hai lì custodito da un po' di anni a questa parte, ce lo puoi confidare di fronte ad una platea veramente incredibile, la platea delle grandi occasioni qui alla Piazzetta Club. Il mio sogno è di diventare un'attrice, comunque ho già lavorato in televisione e a settembre dovrei girare un film con la regia di Roberto Leoni. E là, quindi le nostre ragazze hanno già dei contatti strettissimi con il mondo dello spettacolo. Signore, secondo te quanto è importante proprio la bellezza per entrare a far parte del mondo dello spettacolo? Intanto io, perdonatemi voi amici della curva destra se la visuale non è perfetta perché ci sono io davanti, cioè, secondo te quanto è importante la bellezza per entrare a far parte del mondo dello spettacolo? Per me non è tanto la bellezza ma quanto la semplicità di una persona. Ecco, quindi oltre che applausi, forse qualcuno non è d'accordo qui tra il pubblico. Senti, è vero perché si dice che l'altezza è mezza bellezza? No. Neanche su questo è d'accordo, quindi bisogna avere delle cose interiori che valgono di più. Il tuo grande pregio, il tuo grande difetto e ti congedo, secondo te qual è? Difetti non lo so, forse, cioè non riesco a dire da solo i miei difetti, forse sono gli altri che devono giudicare. E c'è un grande pregio che hai? Non lo so, sono semplice comunque. Una ragazza semplice, va bene, noi ti lasciamo l'ultima passerella anche per te, Sara Cioffi, per i nostri amici giurati. Sara, intanto dunque bisogna spostare una Peugeot 106 targata Frosinone 48 29 24, ripeto, una Peugeot 106 Frosinone 48 29 24, grazie. E noi proseguiamo, andiamo avanti con il nostro concorso, un passo avanti anche per Paola Padovano, e vai con un applauso. Ragazzi, questi sono momenti terribili, momenti dove ci si gioca proprio tutto, perché guarda, ora vedi, sono impegnati a dare la preferenza, ora tocca anche a te, ora loro sono concentrati su di te, come
cosa gli vuoi dire ai nostri amici giurati? Raccontalo, sono lì ora, puoi anche un attimo corromperli, che sono un'occhiatina, una strizzatina d'occhio. Ecco, guardali in faccia intanto, così te li ricordi, poi quando li incontrerai per strada saprai come comportarti, vai, un messaggio ai giurati. No, il fatto è che non ci vedo, quindi non... Un paio di occhiali, cioè sei qualche tipo di... Non posso fare lo sguardo. Ah, ho capito, va bene, beh, sei giustificata bene comunque, ragazzi, brava, l'hai pensata bene questa. Senti, allora tu raccontaci qualcosa, l'età e da dove arrivi. Vengo da Fiorentino, ho 18 anni, frequento il liceo classico e nel tempo libero mi dedico al canto. Quindi hai anche una bella voce, avete capito, oltre alla bellezza anche qualcosa di più. Secondo te è importante vincere o partecipare a questi concorsi di bellezza, che poi oltre alla bellezza va a premiare anche il lato attitudinale delle ragazze che concorrono? No, non è importante vincere, l'importante è partecipare, conoscere. Dicono tutte così, però poi dietro le quinte, dimmi la verità, cosa succede dietro le quinte? Ma perché ogni tanto io poi quando mi vado a cambiare in camerino trovo dei capelli per terra. No, c'è un po' di caos perché non si trovano i vestiti. Ah, ecco, tutto qua. Ok, Paola Padovano, in bocca al lupo, buona fortuna, a te l'ultima passerella. Paola Padovano, applausi, applausi, non per il presentatore, per le ragazze, quindi andate tranquilli con gli applausi. Siamo veramente a metà gara, se così vogliamo definirla una gara, poi ecco, vorrei aprire una piccola parentesi, un concorso, ogni concorso ovviamente poi alla fine proclamerà una vincitrice. Noi comunque veramente auguriamo in bocca al lupo a tutte le ragazze, perché sono tutte brave, tutte simpatiche, tutte cariche, quindi buona fortuna a tutte. Intanto è la volta di Antonella Salvucci. Vai Antonella, eccola qui, dove sei? E voilà. Antonella, buonasera. Buonasera. C'è caldo? Sì, sì. Arrivi qui in costume, dico, è tanto caldo. Volevo mettere il costume anche io, però visto che non siamo in una zona balneare, ho preferito mettere la giacca, il pantalone. Sì, hai fatto bene. Tu hai messo il costume, di la verità, perché vuoi corrompere la giuria? Dici la verità? Sì, è vero. Voi piano piano siete entrate prima, no, io l'ho vista, sono entrate, hanno sfilato in abito elegante, poi si sono dati allo sportivo e poi dice togliamo tutto, va, costume da bagno, ci vai tanto al mare? No, non tanto. Non tanto, dici la verità, come fate ad avere fisici così perfetti, lineari, cioè portate avanti... devo fare l'avvocato del diavolo, cioè devo sapere troppo, è importante sapere anche queste cose, perché... seguite un regime alimentare ferreo, diete, restrizioni alimentari? No, anzi, sto tentando disperatamente di ingrassare. Allora, se c'è un dietologo questa sera qui a Piazzetta Club, sapremo darti giusti suggerimenti. Vuoi ingrassare? Devi mangiare pasta asciutta, oppure vieni qui alla piazzetta tutte le sere, puoi mangiare hamburger e patatine, perché qui si mangia veramente benissimo. Allora, Antonella, quanti anni hai? 20 anni. E arrivi da dove? Dalla lontana Civitavecchia. Oh, dai, un applauso a Civitavecchia, dai! Regaliamo un applauso a questa bella località, provincia di Roma, Civitavecchia, approdata alla Piazzetta Club di Techina Dall'Atri per portare a casa, chissà, il titolo di un volto per fotomodella. Questa è una domanda e poi la salutiamo, che rivolgo un po' a tutte le ragazze perché sono curioso. Alberto Castagna, Pippo Baudo, Paolo Bonolis e Maurizio Costanzo, con quale di questi quattro presentatori usciresti per una notte così, una cena, a lume di candela? Dici la verità, perché sennò altrimenti non ci rispondere. Pippo Baudo, consensi negativi, devo dire. Baudo non va tanto per la maggior, ma di la verità, Baudo, perché poi ti potrebbe aiutare, perché sua maestà Pippo Baudo sappiamo come è inserito in Rai, com'era inserito in Rai, anche lui ormai non può fare più nulla. No, ma in fondo penso sia simpatico, nonostante le apparenze. In fondo sia simpatico nonostante l'apparenza. Allora io ti auguro un giorno di incontrare, chissà, non lo so, Pippo Baudo per strada. Buona fortuna per l'ultima passerella, grazie. Per la nostra giuria, Antonella Salvucci. You want to know the time.
6. Si è esibita poc'anzi Antonella Salvucci, è la volta di Federica Palmacci. È arrivata e ci ha raggiunto anche Federica Palmacci. Federica, buonasera, raccontaci sinceramente che aria tira dietro le quinte quando siete lì in camerino, perché è da questo pomeriggio alle 6, raccontiamolo al nostro pubblico, è dalle 6 di questo pomeriggio che siete là, che vi preparate, insomma, che provate. Tra di voi? Va benissimo. Va tutto bene, quindi raccontiamo anche a favore delle ragazze che magari non hanno mai partecipato a concorsi di bellezza, tu suggerisci di partecipare o di lasciar perdere? Sì, di tentare. Per quale motivo? A te cosa ti ha spinto a partecipare a questo concorso, giunto tra l'altro all'edizione numero 12, un volto per fotomodella? Per divertimento, quindi a chi dedicheresti eventualmente la vittoria, se tutto andrà bene? A mamma e nonna. A mamma e nonna, sono veramente deliziose queste ragazze. Quanti anni hai e da quale località arrivi? Ho 18 anni e vengo da Roma. Ecco, ricordiamolo, Frosinone Latina Roma. Applausi anche per il pubblico romano che ci ha raggiunto questa sera alla Piazzetta Club. Ricordiamo proprio che questo appuntamento è la selezione provinciale, quindi tre di voi andranno a rappresentare le varie province nella regionale. Dopodiché si andrà alla nazionale, grande finale nazionale ad Amalfi 12, 13 e 14 settembre. Senti, ti sentiresti più sicura in una gabbia con un leone oppure in un'isola deserta con Mike Tyson? Con un leone. Più sicuro il leone che Tyson. Del resto ha ragione la nostra amica Federica Palmacci, alla giuria la preferenza. Palmacci, applausi meritati per le nostre giovanissime contendenti al titolo un volto per fotomodella, quindi oltre che avere dei volti appetibili, simpatici, provocanti, hanno anche qualcosa di più. Ce lo dimostrerà anche la numero 8, Sonia Paternisi, che mi fa ho detto bene? No, allora guarda, merita un'attinatina d'orecchie il mio coordinatore. Vogliamo rettificare il tuo cognome? Paternostro? No, Paternese. No, mi fa pensare tanto a Paternostro il tuo cognome. Io poi con Paternostro c'ho anche una causa in corso, perché un po' di tempo fa, devi sapere, è andato in onda su Striscia la Notizia un piccolo palpaggio mentre lui era in discoteca che accarezzava il sedere di Carmen Di Pietro, mandato in onda su Striscia la Notizia un po' di tempo fa. Allora, vediamo come andrà a finire, poi cercherò un avvocato magari che mi può difendere. Sonia, da dove arrivi, quanti anni hai, cosa fai di bello nella vita? Sono studente, vengo da Roma e ho 20 anni. Allora, anche lei dalla capitale, quindi da Roma. Sonia, allora tu eventualmente passerai il turno, la vittoria a chi la dedichereste? La concorrente di prima ci ha detto alla mamma e alla nonna, tu invece? Al mio cane. Al suo cane, giusto. Un applauso per... Vabbè, lei è un debole per il suo cane, dai, insomma, voglio dire, anche i cani, insomma, sono da rispettare. Chi li abbandona e chi li ama. Lei li ama e non li abbandona. Ottimo messaggio promozionale. Senti un pochino, preferiresti che il tuo ragazzo fosse magari brutto ma ricco, oppure bello ma un po' cretino, sai, quei tipi un po'... Dici la verità però, ad alta voce, per smentire una volta per tutte tutto ciò che si dice di solito. Oddio, fra tutte e due sinceramente non so che scegliere. No, immagino che tu è bello, ma comunque sai, un po' così. Poi c'è uno brutto ma con tanti soldi. Cioè ti porta in barca, ti porta che? Cioè tutte queste carinerie che non può fare quello bello ma senza soldi. Beh, bello e stupido non lo voglio. Preferisco brutto e ricco. Viva la sincerità! Viva la sincerità della nostra giovanissima Sonia Paternesi, che cerca un ragazzo, eventualmente possiamo già aprire le liste, eventualmente qui ci sono dei ragazzi un po'
Bruttarelli, ma comunque anche calvo, va bene? No. Ma dico brutto calvo proprio da... noi prendiamo tanti nominativi, poi te li facciamo conoscere e tu sceglierai quello, controllerai il conto in banca. Intanto dedico a te l'ultima passerella per la nostra giuria, Sonia Paternesi. Che sogna di incontrare un ragazzo brutto ma ricco, possibilmente non calvo, ed ora invece Cristina Staro, detto bene, speriamo, un applauso anche alla giovanissima in costume tutto verdino, molto simpatico. Cristina, tu cosa ci racconti di bello? Vengo da Roma, ho 20 anni e studio. Ma cosa studi? Liceo psicopedagogico. Ripeto un attimo, a quest'ora, mezzanotte, liceo non ho capito bene. Pedagogico. Psicopedagogico. Pedagogia, insomma. Un mix di roba, insomma, ho capito. Mistiche. Ho capito. E tra un libro di, come è? Psicologia. Tra un libro di psicologia, no, psicometodo, e una passerella e l'altra, ti diverti, insomma, a sfidare. Ok, senti, tu cosa vuoi fare a grande, oltre che tutta quella roba lì? Lavorare nel mondo del cinema. Allora, nel mondo del cinema, e allora tu ti piacerebbe interpretare il ruolo di protagonista al fianco di quale attore protagonista maschile italiano? Certo. Ce l'avrai? Italiano, beh, guarda, tutte mi dicono, ogni volta faccio questa domanda, dici ma italiano, ma dimmi internazionale, guarda che in Italia abbiamo validi attori, non solo, anche validi registi, tra l'altro uno qui presente, e guarda che è lì, in pole position, in prima fila. Lui è un regista, ha fatto dei film un po' strani, però che sono andati parecchio, sono piaciuti tanto a Costanzo, il caro Tony De Bonis. Quindi con quale attore protagonista eventualmente il regista c'è? L'attrice femminile c'è, ci manca l'attore protagonista. Claudio Marini? No, il nostro patron, dove? Lui anche vuole entrare nel cinema. Dai, chi è? Un nome italiano, un attore? Alberto Sordi. Hai finito? È il caso dirlo, Gallo Vecchio fa buon brodo. No, dice Gallina, Gallo Vecchio, Alberto Sordi, che ti piace come attore. Anche perché lui deve stare tranquillo, cioè non mi metterà sicuro le mani addosso. Mm-hmm. Sotto quel punto di vista, molto tranquillo. Cristina Staro, ti auguro buona fortuna, ti auguro di incontrare Alberto Sordi e di girare un film in sua compagnia. Grazie, buona fortuna a te, l'ultima passerella. Cristina Staro, il sogno nel cassetto di incontrare Alberto Sordi e girare un film in sua compagnia, quindi veramente auguroni alla giovanissima Cristina. Bene, andiamo a selezionare, ed esaminare, radiografare, zoomare, per usare un gergo televisivo, la nostra ultima pretendente, Valentina Turiziani. Ciao Valentina, applausi, applausi a Valentina. Io aspettavo l'applauso, però sono andato come una mitraglia. Valentina Turiziani, no, Valentina, buonasera. Buonasera. Mi dicono sempre dietro le quinte, dice, ah, che domande mi fai, cerca di non farmi tante domande, io mi dovete perdonare, però è importante perché le vostre risposte daranno l'ultima valutazione ai nostri amici giurati. Quindi, Valentina, tu cosa ci racconti, da dove arrivi, quanti anni hai e cosa fai di bello nella vita? Sempre questo, scheda personale. Allora, 17 anni, vengo da Frosinone, frequento il quinto anno del liceo linguistico e da grande vorrei fare la poliziotta. Avete capito niente? La poliziotta, che avete visto, hanno varie aspirazioni. Magari tra un turno e l'altro sfilare anche sulle passerelle di moda come Piazza di Spagna, per esempio. Senti,
No, cioè, voglio fare la poliziotta e basta. Ah, sfilare magari in abito da poliziotta, eh? Faremo una miss poliziotta, ti imiteremo sicuramente. Sai, ci piace, diciamo la verità, tutti siamo un po' allergici ai carabinieri, alla polizia, alla finanza, agli organi insomma un po' pericolosi, quelli che... Però di incontrare poi una poliziotta, così insomma tutti vorremmo farci multare tranquillamente, anzi ci fermeremo noi, cioè, ci controlli la patente, il libretto. Senti un po', sei su un'isola deserta, non in qualità di poliziotta, così da sola, sei capitata su un'isola 40 gradi sopra lo zero, a portata di mano soltanto un telefonino cellulare. A chi faresti la prima telefonata? Spero che non sia il 113. No, mia madre. Per dirgli cosa? Come sta? Ah, ecco, cioè come io sto qui al sole, su me sono 40 gradi. Senti, i tuoi hobby preferiti, oltre quello di diventare, che poi non è un hobby, sarà per te un lavoro, una poliziotta? Allora, l'hobby è vedere la TV. Vedere la TV. Per esempio, cosa guardi maggiormente quando sei con il telecomando e cominci a fare lo zapping? I film polizieschi. Ah, i film polizieschi. Senti, vuoi diventare poliziotta, guarda i film polizieschi. Vabbè. Oh, continua a guardare la TV, magari segnalerei proprio al regista Tony De Bonis di realizzare un bel film sulla polizia, e di chiamare subito la giovane Valentina Turriziani. Ancora qualche minutino e andremo a premiare e eleggere le tre ragazze che passeranno il turno in questa selezione provinciale, ospite della Piazzetta Club, Tecchina d'Alatri, oltre un ottimo garden bar dove si possono mangiare cose saporite, prelibate per un long drink, qualsiasi cosa, quindi siete invitate a trascorrere piacevoli serate in questo bel locale. Detto questo, abbiamo ora una parentesi musicale o un balletto, Francesca, una parentesi musicale, è la giovanissima... Sonia, ecco la Sonia, perdonami che a quest'ora, sai, sto parlando da pochi minuti e allora riesco poco a... Sonia, tutto bene? Concorso sta andando bene, vedo, ti vedevo anche te lì, prima fila. Sì, benissimo, sono tutte belle, brave e simpatiche. Belle BBS, belle, brave e simpatiche. Senti un po', Sonia, tu cosa ci canterai? Una canzone secondo me tra le più belle di Giorgia, Riguarda Noi. Riguarda noi, quindi una canzone firmata da una grande voce, devo dire, una voce bellissima, di tutto rispetto a quella di Giorgia, e in questa occasione rivisitata da Sonia Petriglia. Ciao! Grazie. Era già iniziata. Thank you.
abbandonare, anche perché questa è una canzone particolarmente difficile da interpretare, lo ricordiamo poi qui con pochi strumenti, quindi ricordiamo che le grandi cantanti solitamente hanno le voci elaborate, sofisticate, poi cambiate, reverberate per usare termini tecnici, quindi in questo caso invece è tutto rigorosamente proprio con pochi oggetti, ma da apprezzare davvero la tua voce e la tua bravura. La cosa è questa, è che la sento particolarmente questa canzone e quindi tremo quando la canto. Con passione ce l'ha cantata davvero, grazie, grazie a Sonia Petriglia, che merita ancora un vostro caloroso applauso, perché ha davvero le carte in regola per entrare di diritto nel mondo dei grandi campioni della musica. Fare l'amore è normale, ma farlo con te è della serie, saranno famose le nostre giovani simpatiche
appetibili ragazze che stanno partecipando. Ragazzi, ci siamo, signori e signori, siamo pronti quasi a darvi il verdetto conclusivo, visto che le fasce sono già arrivate, poi abbinate alle fasce che guadagneranno le nostre giovani concorrenti, ci saranno anche dei premi dei nostri sponsor nazionali. Ma prima di tutto ciò, ultima canzone, quindi vi facciamo rilassare un attimo soltanto, e sapete che l'attesa è la cosa più importante, quindi rimanete ancora con noi, grande pubblico. Sonia Petriglia, raggiungimi subito, perché è importante questo momento, perché altri 4 minuti soltanto. Mi dica, signor Marini, cosa mi giunge dalla redazione? Sì, tra poco c'è la prevenzione, ma mi correva l'obbligo di una smentita, perché c'è stato un piccolo equivoco su in scaletta, ma il nostro fotografo ufficiale per questa sera non è l'amico Stefano Savo, che è qui con noi comunque ad assistere allo spettacolo, ma è l'amico Roberto Marini, che io saluto con grande simpatia. Grazie della piccola rettifica, noi andiamo avanti con la musica, la cosa che ci interessa particolarmente a questo punto, la nostra Sonia Petriglia in passerella per cantarci una canzone firmata da Ligea, che è una grande apprezzata cantante. Ti voglio la mia vita, a te il microfono, buona fortuna. Grazie. Sono scelte tutte veramente complicate come canzoni, difficili le interpretazioni, perché sono tutte canzoni veramente molto molto delicate. Grazie Sonia Petriglia, che congeliamo, anche perché siamo veramente alle battute conclusive, le nostre telecamere sulle vincitrici, domani Teleuniverso manderemo un geniale, ma comunque il migliore, per far capire che comunque siamo alle battute conclusive. I nostri fotografi si scatenano, perché tra poco, tra queste 10 ragazze, 3 passeranno il turno e andranno a rappresentare
naturalmente le varie province, Latina, Frosinone e Roma, in quel di Piedimonte San Germano il 31 di agosto, vi invitiamo, grande finale regionale. Allora, ultima battuta, intanto caro Marini, si può avvicinare e portarmi la cosiddetta bustarella, se ce l'ha pronta, non so, bustarella. Allora, tra Venusia, Manola, Grazia, Sara, Paola, Antonella, Federica, Sonia, Cristina e Valentina, questo è lo schieramento al completo, manca l'11° per formare una squadra di calcio. Signor Marini, tutto è andato bene, il nostro patrone che mi continua a guardare, non so il perché. No, ci tenevo a precisare che l'unica bustarella che porto è quella dove sono contenute le vincitrici. Bene, quella che noi attendiamo e che il nostro pubblico attende naturalmente da qualche minuto. Siamo pronti allora per decretare. Sì, passiamo dal basso per arrivare poi ovviamente all'alto. E allora, vediamo qui. Dunque, per il titolo damigella, caro pubblico, mi raccomando, momento importante. Sono tutte... Dunque, il titolo damigella. Un passo avanti per Paola Padovano. Passo avanti per Paola Padovano, titolo damigella. Premia il nostro caro Alberto Zottieri. Paola Padovano, Paola, ecco qui, ti raggiungo subito, immediatamente, scendi giù qui. Come è andato? Tutto bene? Hai visto? Ti ha votato la giuria? Non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi, ma ecco qui il nostro Alberto Zottieri che ti sta regalando meritatamente la fascia per questo titolo, il titolo damigella. Andrai degnamente a rappresentare naturalmente le tre province per la finale regionale. A chi la dedichiamo questa vittoria, questo passaggio di turno? Ai miei genitori. Ai loro genitori, avete visto? Un applauso! Certo, applauso meritato anche ai genitori che hanno accompagnato fin qui le giovani ragazze nel concorso Moto per Fotomodella. Arrivano anche altri premi, regalini per la giovanissima Paola Padovano, che rimane comunque qui. Ecco qui, il bacetto che non manca, vai! Sì, bacino. Meritato naturalmente per Paola. Tu arrivi esattamente, rifacci velocemente una scheda perché magari qui il pubblico si è un po' rigenerato, quindi abbiamo dei nuovi acquisti, delle nuove entrate, nuovi volti. Da Ferentino. Da Ferentino quanti anni hai? 18. 18 anni, grazie. Da Ferentino, 18enne, Paola Padovano conquista il titolo di damigella. Io attraverso per andare a verificare chi è l'altra ragazza che guadagnerà il titolo, ecco. Francesca Caronti, la nostra coreografa, nonché indossatrice showgirl che ha preparato degnamente le ragazze per questa magica notte. Siamo alla seconda ragazza per un altro titolo, sempre titolo damigella, quindi sono le due damigelle che accompagneranno poi la vincitrice assoluta. Un passo avanti, e qui un gran silenzio, per Sara Cioffi! Sara Cioffi è tra qui! Anche lei la rivedremo naturalmente nella finale, ecco, avete visto come si vogliono bene queste giovani ragazze, la rivedremo nella finale regionale. Sara Cioffi, Sara, allora, facci sentire un pochino la tua emozione. Sono contenta. Sì, ovviamente a premiare Sara Cioffi, se non sbaglio, Stefano Savo, olè, vai. Allora, sai, che cosa ci racconti, da dove arrivi, anche te, scheda personale, perché abbiamo dimenticato tutto, ti abbiamo presentato un po' di tempo fa. Vengo da Roma. Cosa fai? Sono studentessa ragioneria. Studentessa ragioneria, a cosa sogni di fare? Attrice, quindi bocca al lupo. Speriamo che questo concorso e anche questo titolo guadagnato meritatamente questa sera in quel di Tecchiena dall'Altri, nella splendida scenografia creata dalla Piazzetta Club. E io vorrei ancora ringraziare il caro Silvano Vellucci che ha pensato ancora a voi, cari amici, cari signori, per rendere questa sera d'estate, questa notte d'estate ancora più particolare, ancora più fantastica con questo concorso. Grazie quindi a Silvano Vellucci, la Piazzetta Club di Tecchiena, protagonista delle grandi notti. Ci siamo, ecco qui Stefano Savo ha presentato e ha premiato la giovanissima ragazza. Allora, pam, pam, pam. Io vorrei chiamare qui un passo avanti per non una ragazza che presto sarà premiata, ma per chi premierà la terza ragazza che poi andrà a rappresentare come vincitrice assoluta a questa selezione provinciale, proprio Silvano Vellucci. E mi deve raggiungere questo punto.
non era in programma, però mi deve raggiungere, ci tengo, poi è una persona alla quale poi sono particolarmente legato perché è un grande imprenditore, poi ha messo su un locale in provincia di Frosinone, questo qui la Piazzetta Club, che merita davvero tanto stracolmo di persone, proprio perché evidentemente c'è una grande organizzazione, un grande servizio, un servizio doc, un servizio professionale. Silvano, veramente grazie per aver creato questo locale e aver dato un'opportunità diversa ai giovani della provincia di Frosinone. A te quindi l'onore di premiare la terza ed ultima ragazza. Dunque, vince il titolo Un volto per fotomodella presso la Piazzetta Club Tecchiena di Alatri, un passo avanti per Sonia Paternesi! Sonia Paternesi guadagna il titolo, abbronzatissima! Eccola qui Sonia Paternesi, premia Silvano Bellucci naturalmente. Comunque vorrei anche ricordare un'altra cosa, cari signori, che tutte le altre ragazze che non hanno, ahimè, passato il titolo questa sera potranno naturalmente concorrere in altre date. Vi ricordo le altre date, naturalmente ci sono altre date da segnalare: il 10 agosto a Terracina, Bar Papillon, l'11 invece saremo a Latina presso il Pino Saturno Club. Premi, abbracci, grazie a Silvano Bellucci che ha premiato la ragazza molto per fotomodella nella finale regionale. A questo punto io, cari signori, tolgo il disturbo, vi ringrazio naturalmente, grazie a Rocco Varlese, il nostro disc jockey, e grazie a lui per le scelte musicali, Gabriele e tutto lo staff tecnico, grazie alla Piazzetta Club, ci vediamo in televisione, grazie e buonanotte, alla prossima.